Salve, oggi tratteremo un argomento molto importante del coniglio che è la prevenzione delle patologie dentali. I denti del coniglio hanno una caratteristica particolare, sono a crescita continua e non sono solo quelli che vediamo davanti quando diciamo offriamo la carota al nostro coniglio, ma sono molti di più, in tutto sono 28. Quindi abbiamo 6 denti incisivi, 4 sopra e 2 sotto, quindi inferiori, e poi abbiamo i molariformi, ovvero sono denti che sono all'interno, servono per masticare e tritare il fieno e i vegetali di cui si nutre il coniglio. E si dividono in 6 molariformi nell'arcata superiore, quindi mascellare, e 5 molariformi nell'arcata inferiore, divisi tra premolari e molari. Tutti questi denti sono a crescita continua. Ovviamente sono fondamentali per poter tritare il fieno, alimento indispensabile per la dieta. Infatti nutrire il nostro coniglio con semi o cereali è estremamente sbagliato e dannoso sia per l'intestino sia per i denti. Anche offrire il pane secco è sbagliato, perché offrendo un'eccessiva fonte di carboidrati ovviamente andiamo a dare eccessiva energia e quindi maggiore velocità di crescita anche dei denti, che quindi non si usureranno limandosi gli uni con gli altri. Non è vero che i denti si limano offrendo la pietra pomice o i rametti, bensì si limano sfregandosi gli uni sugli altri. L'alimento per eccellenza è il fieno, perché induce il coniglio una masticazione molto prolungata. Questa attività non fa altro che molare i denti gli uni sugli altri, che quindi si autoregolano. Alcune patologie invece congenite possono predisporre invece a una malocclusione, perché i denti non combaciano perfettamente. E parliamo in particolare dei denti incisivi. Questa è la situazione ideale in cui si dovrebbe trovare un coniglio. Se invece ci troviamo in una situazione di prognatismo, situazione che può esserci già dalla nascita, ovviamente i denti avranno una crescita illimitata e gli inferiori tenderanno a crescere eccessivamente e impedire l'assunzione di cibo. I superiori andranno a ferire il palato e le gengive. Per quanto riguarda invece i molariformi, questi possono formare delle punte, dette in gergo cuspidi, che possono ferire la lingua se si tratta delle arcate mandibolari, che possono ferire le guance se si tratta delle arcate mascellari. In tutte queste situazioni il coniglio arriverà ben presto a non assumere più il cibo in maniera adeguata, a non masticare bene, e questo comporterà delle patologie a livello gastroenterico. Di solito quello che il proprietario nota è che smette di mangiare per primo il fieno, perché il fieno gli impone una masticazione prolungata e quindi un maggiore dolore. Poi successivamente smetterà di mangiare anche la verdura. Questi sono campanelli di allarme che devono farci portare il nostro coniglio immediatamente al veterinario, il quale con uno strumento adeguato potrà emettere una diagnosi corretta e successivamente intervenire chirurgicamente con una limatura e una correzione di quelle che sono le nuove punte che non dovevano esserci nel nostro coniglio. La risoluzione di queste cuspidi porterà all'immediato ripristino dell'alimentazione corretta e il nostro coniglio potrà fare una vita normalissima. Ovviamente la dieta dovrà essere corretta il più possibile. Con questo è tutto, ci ritroveremo ben presto per un altro interessante appuntamento sul coniglio.